insomma, da vedere un attimo. Poi inserito un footer, anche qui uguale, una parte che può stare in fondo, fissa, e poi un content, dove diciamo dentro ci andiamo a mettere tutti gli elementi. Allora, Quindi la pagina di login, nel content ci avrà i dati del login, la pagina di registrazione, dentro il content ci avrà tutti gli input del nome, nome azienda, partita IVA, email, eccetera. allora, quindi io ho inserito quindi un div con il dlogin che sarà quello che conterrà in questo caso i campi di login, quella che abbiamo visto prima per il test. Poi, Ah, quindi si fa tutto all'interno sì, dello faccio tutto schema all'interno per... della stessa pagina, così si fa Quindi non più c'è una agile. pagina per ogni... No, si può fare anche tutto all'interno di... Ora qui ho creato un altro div, il di registra azienda, dove andremo, dove verrà creato la form, quindi la maschera per la registrazione dell'azienda, quindi con tutti i campi relativi alla registrazione dell'azienda, il nome, partita IVA, eccetera, 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 con i vari bottoni. E così via, a seguire si farà il div registra privato, se ci sarà, se no quello non servirà. Il div... quella generica, della, diciamo dopo il login, dell'interfaccia generica, tanto basta identificarle ognuna con un nome univoco e poi si nascondano o si visualizzano di conseguenza. Ora CSS. nel CSS e poi dal JS si fanno visualizzare, quindi si scambiano di volta in volta. Allora, quindi io vedrei un attimo velocemente fatto il login. Si guarda anche la parte di local storage, come salvare il dato. Sono loggato. Cioè, ora il local storage è semplice, sia la lettura che la scrittura, perché è una riga, quindi così si mette dentro e così almeno ce l'hanno. Il local storage sì, memorizza sul dispositivo delle informazioni. Quindi ad esempio se io qua nella finestra di login, quella che è questa qui, metto una spunta, lasciami loggato, posso fare questa cosa qua. Allora, prendiamoci un blocco di codice, local storage. Mi riapro l'index.js. Sta, se lo buttare via tutto. Allora, mettiamo di interrogare il server, quindi di fare la richiesta di login, poi se va a buon fine si passa alla schermata successiva e si va a registrare, quindi a salvare localmente le informazioni che ci servono. Allora, nella index vado a inserire un altro div che lo chiamerò, aggiungi no, boh, chiamiamolo generale. Ok. Sì, magari mettiamoci anche una checkbox, ricordami. Ok. Allora, checkbox, ricordami. Checkbox.
Allora, vediamo. Ok. Allora, sì, il CSS l'ho eliminato, così almeno avete un file pulito dove poter lavorare per stilare. La struttura pulita, poi tramite il CSS la fate modificare voi, i colori. Ma senza quello. Ok, allora qui abbiamo messo una spunta, ricordami. Ok? Quindi mail, password e ricordami. Allora, fammi da al body. Ok, sì. Allora, andiamo a leggere i dati. Quindi l'email e la password li abbiamo letti, li passiamo al server, aspettiamo la risposta. In caso di risposta positiva, cosa andiamo a fare? Quindi, in caso di risposta positiva, il server naturalmente ci potrà restituire tutta una serie di dati, tra cui il nome dell'azienda, l'email, tutto quello che ci può essere utile, l'ID, di sicuro l'ID di riferimento dell'azienda. Quindi, io... Sì, tipo benvenuto, bentornato, ok. Quindi poi i dati che verranno restituiti dal server saranno tutta una serie di dati che poi andremo a leggere. Quindi in caso di risposta positiva, quindi andiamo a leggere la nostra R, ci dice che è ok, qui possiamo andare a leggere tutta una serie di informazioni. Ora naturalmente non ce le abbiamo lato server, però ipotizziamo di averle. Ad esempio, mi viene in mente il nome dell'azienda. Mettici un commento in italiano, ci scrivi, leggo risposta dal server. Sì. Leggo risposta dal server, ok. Leggo informazioni azienda. Allora, abbiamo quindi, abbiamo la risposta del server, quindi siamo nella fase in cui il server ci ha risposto e viene lanciata la nostra funzione in caso di esito positivo. Quindi verifichiamo la risposta, se la risposta è ok, possiamo andare a leggere le informazioni. Meglio? Quindi andiamo a leggere le informazioni che ci sono state passate dal server. Ad esempio potrebbe essere il nome dell'azienda e l'ID di riferimento che la identifica all'interno del database. Ok?
Ora io queste due righe le commento perché il server in questo caso non ce le restituisce, se no non ci darebbe errore, non ci restituisce niente. Dopo ho inserito un controllo, quindi se il pulsantino di ricordami è checkato, vado a salvare un valore nel local storage. Quindi nel local storage vado a salvare un valore tipo che posso chiamare ricordami uguale a 1. Ok? Quindi poi sempre nel local storage posso andare a salvare le informazioni che ho letto dal server, quindi ad esempio il nome dell'azienda. Questo mi permette di memorizzare nella memoria interna del telefono per una serie di informazioni che durante l'utilizzo dell'app vi possono essere utili senza tutte le volte andarle a rileggere e fare un'altra chiamata. Cioè, senza interrogare il server ogni volta per chiedere il nome dell'azienda, l'email. Ora io ho messo il nome e l'ID, poi possono essere vari dati. Le due righe 35 e 36 le ho commentate perché ora il server non mi restituisce niente come nome ID e quindi qui mi genererebbe un errore. Quindi le vado ad inserire qua a mano.